Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Racing Show. Ieri si sono conclusi i campionati su pista di Roubaix e per i colori azzurri è stata una settimana ricchissima di soddisfazioni. Iniziamo lo show! I mondiali su pista di Roubaix ci hanno regalato momenti davvero indimenticabili e le performance sono state veramente straordinarie. Chiudiamo la rassegna iridata con 10 medaglie conquistate, 4 ori, terzi nel medagliere dietro a Germania e Olanda. Ma andiamo a vedere quelli che hanno conquistato il titolo iridato, gli azzurri che hanno vinto i titoli ridato in questa settimana, iniziando da Elia Viviani, l'ultimo che ha conquistato il successo per quello che riguarda gli azzurri con l'eliminazione di ieri. A 32 anni il veronese aggiunge una perla che mancava nella sua collezione di titoli su pista. Il campione olimpico di Rio 2016 aveva sempre sfiorato il successo nella rassegna iridata, aveva conquistato 2 argenti e 2 bronzi, un bronzo tra l'altro il giorno prima nell'Omnium, e nell'eliminazione di ieri si è presentata l'occasione perfetta. Ricordiamo, l'eliminazione è una specialità molto tecnica, ogni giro il corridore che passa per ultimo sotto al traguardo viene eliminato, quindi deve uscire di pista. Si va avanti così finché rimangono gli ultimi 2 atleti a contendersi il successo. Viviani ha sempre corso con grande intelligenza, Elia è sempre stato molto bravo nel sapersi muovere in gruppo, nel saper prendere il tempo giusto per risalire o per attaccare. Si è trovato nello scontro diretto a giocarsi il successo con il portoghese Leitão. Leitão ha provato ad anticiparlo, ha lanciato una volata lunghissima, ma Viviani era in giornata super, gli ha preso la ruota in poche pedalate, sul rettilineo d'arrivo lo ha sorpassato vincendo nettamente. Quindi grandissimo successo per Elia e finalmente si toglie lo sfizio della maglia iridata, titolo che gli mancava da troppo tempo. Passiamo a Martina Fidanza, che è stata la prima atleta azzurra a conquistare il titolo iridato in questa settimana da sogno per gli azzurri. Ha conquistato il titolo nello scratch. La gara è stata molto regolare, per 3/4 di corsa non si sono visti attacchi particolari. Nel finale però c'è stato un po' di movimento, Martina ne ha approfittato per sferrare l'attacco decisivo in solitaria quando mancavano 6 km al traguardo. Dietro nel gruppo c'è stato un po' di incertezza e Martina ha preso il largo. Quando il gruppo ha reagito era troppo tardi, Martina era lanciata verso il successo ed è stato bellissimo vederla esultare sul traguardo, molto emozionata perché non se l'aspettava, aveva fatto quinta all'Europeo di 2 settimane fa, non partiva sicuramente tra le favorite e ha fatto un grandissimo colpaccio. Andiamo a vedere quello che ci ha detto in questo video. Ciao a tutti gli amici di GCN, sono Martina Fidanza e mercoledì ho realizzato uno dei miei più grandi sogni, vincere il mondiale, e non me lo sarei mai aspettata, è stata l'emozione più bella della mia vita e soprattutto per come è arrivata, perché mai appunto mi sarei aspettata di arrivare da sola. E niente, vi saluto tutti, un grosso bacio, ciao! Ed eccoci all'inseguimento a squadre uomini. Questo titolo mancava da ben 24 anni. I nostri azzurri avevano vinto l'Olimpiade di Tokyo pochi mesi fa, però questo mondiale ci voleva per coronare un'annata stratosferica per i nostri atleti azzurri, ma anche per riuscire a spezzare l'incantesimo che ci vedeva sempre ai piedi del podio per così tanti anni, una specialità dove noi abbiamo avuto sempre grandi atleti. Pippo Ganna, Lamon, che poi tra l'altro non ha corso la finale è la corsa Bertazzo, Jonathan Milan e Simone Consonni
hanno in finale dominato letteralmente. In finale c'erano i francesi che hanno provato a resistere alla forza degli azzurri, ma quando mancavano 4 giri alla conclusione si sono completamente sfaldati, hanno perso un uomo già in precedenza e anche una volta rimasti in 3 non hanno più tenuto la linea e a quel punto agli azzurri non restava altro che tagliare il traguardo ed esultare. È stata una grande soddisfazione anche per Pippo Ganna che quest'anno ha fatto una stagione incredibile, ha vinto il titolo olimpico a Tokyo, ha conquistato di nuovo il titolo mondiale nella cronometro, oltre ad aver fatto una grandissima stagione ha vinto anche a cronometro al Giro d'Italia, è stato utilissimo per la squadra. Questo titolo lo mette, diciamo, in primissimo piano come atleta azzurro. Purtroppo nell'inseguimento individuale, specialità che l'aveva visto vincente per 4 volte negli ultimi 5 anni, non ha saputo rendere al meglio nella semifinale. Purtroppo il suo tempo è stato alto per arrivare a giocarsi l'oro e si è dovuto accontentare della finale del terzo e quarto posto. Tra l'altro in finale del terzo e quarto posto con lo svizzero Imhoff è partito fortissimo, voleva provare a battere il record del mondo della specialità, lo ha ripreso quando mancavano ancora 1 km e 300 metri al traguardo. Era in tabella per ipoteticamente battere anche Ashton Lambie che ha vinto il titolo, però purtroppo le qualificazioni sono state fatali per lui. La finale se l'è giocata però Jonathan Milan che ha sfidato l'americano Lambie, purtroppo ha dovuto cedere al baffetto che tra l'altro detiene il record del mondo della specialità. Primo titolo per l'americano, per Jonathan Milan un risultato che fa ben sperare per il futuro. Lo stesso Gunn ha detto che il futuro è suo perché alla sua età non riusciva a fare i tempi che fa adesso Milan, quindi sicuramente questo ragazzo farà parlare molto di sé in futuro, sia per quello che riguarda l'inseguimento ma quello che riguarda anche la cronometro su strada. Chiudiamo la sezione degli ori con Letizia Paternoster che si è aggiudicata la prova dell'eliminazione. Per Letizia è stata una prova di altissimo livello dopo un anno e mezzo di difficoltà. Ricorderete meno di un anno fa aveva preso anche il Covid, non aveva più ritrovato la condizione dei tempi migliori. Le mancava un grande successo nella categoria Elite e questo successo è arrivato in una prova che l'ha vista sempre con la situazione sotto controllo. È rimasta a giocarsi il successo con la belga Lotte Kopecky. È partita un giro dalla conclusione, la Kopecky ha provato a rimontarla ma Letizia l'ha tenuta sempre lì a distanza e sul rettilineo finale ha addirittura accelerato, la Kopecky ha completamente lasciato perdere, non ce n'era per nessuna, quindi grandissima Letizia, un successo davvero strameritato. Ricordiamo anche l'argento conquistato dalle nostre ragazze nell'inseguimento a squadre con Balsamo, Fidanza, Consonni, Alzini e Paternoster che in finale si sono dovute arrendere allo strapotere della nazionale tedesca. Altro argento da menzionare, grandissima prova di Scartezzini e Simone Consonni che nella Madison, nell'americana, hanno ceduto solamente alla coppia danese Markov e Hansen. Per quello che riguarda le medaglie chiudiamo con il bronzo nell'Omnium di Elisa Balsamo. Ci sono state però altre prove di alto livello come ad esempio quella della Barbieri e Paternoster nella Madison che hanno chiuso al quarto posto, poi l'Alzini nell'inseguimento individuale che ha chiuso
sempre quarta, e anche Miriam Vece, la velocista azzurra che ha fatto quinta nei 500 metri da fermo, si è dovuta fermare ai quarti nella velocità. Miriam Vece che si allena nel centro UCI, non ha una nazionale che la supporta, perché la nostra nazionale non ha un settore dedicato ai velocisti, quindi Miriam si allena da sola con atleti di altri paesi e piano piano ogni anno migliora e sta tenendo buoni risultati, quindi gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo per il futuro. Volevo fare una piccola considerazione finale per quello che riguarda la pista. Quest'anno per noi è stato un anno incredibile, dalle Olimpiadi ai Mondiali, agli Europei, abbiamo ottenuto titoli a raffica. La cosa però che fa riflettere è che in Italia non abbiamo ancora un velodromo al coperto. L'unico velodromo al coperto che viene utilizzato dagli azzurri è sotto sequestro, perché non è regolamentare, quindi non si possono fare gare ed è aperto solo per gli allenamenti degli azzurri. Io spero che dopo questa annata incredibile qualcuno si muova per investire soldi nella pista, per costruire altri velodromi al coperto, perché abbiamo atleti che stanno facendo grandi cose e se facciamo qualcosa adesso potremo avere altri talenti che nasceranno appunto da qui e potranno ovviamente cimentarsi anche sulla strada. Speriamo che sia l'occasione buona per fare qualcosa di concreto. Passiamo alla strada con la Ronde van Drenthe, che ha visto il successo di Rune Erregaards, che ha preceduto di 13 secondi il nostro Andrea Pasqualon e Dylan Groenewegen. Ronde van Drenthe donne, sono arrivate in 7 a giocarsi lo sprint, gara molto selettiva, e successo di Lorena Vibes, che ha preceduto in volata Elena Cecchini e Eleonora Gasparrini. Ciclocross, Coppa del Mondo a Zonoven, successo di Ton Aerts nella quarta prova di Coppa del Mondo, che ha preceduto di 13 secondi Lars van der Aar e il connazionale belga Eli Iserbeet, che consolida il suo primato in classifica di Coppa del Mondo. Nella prova donne, successo di Denise Betsema davanti a Lucinda Brand e a Celine Alvarado. Su GCN Plus il 31 ottobre potrete vedere la prova di Coppa del Mondo di Overise uomini e donne, mentre il 1 novembre il Bad Camers Trophy, sempre uomini e donne. Sull'app di GCN vogliamo lanciare un sondaggio per quello che riguarda i mondiali appena conclusi. Qual è stato il successo che vi ha entusiasmato di più? Quello di Martina Fidanza, di Letizia Paternoster, dell'inseguimento a squadre uomini o di Elia Viviani? Votate, votate sull'app di GCN. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Se il video vi è piaciuto ricordate di mettere like, commentare. Non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!